Ben trovati cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino e Da Simona Mazzone. la seconda puntata della nostra rubrica Faccia a Faccia. Oggi sotto la lente di ingrandimento si tratta di parliamo di un tema a me caro che è appunto quello della cultura. Quindi chi potevamo invitare? Chiaramente l'assessore alla cultura, ai saperi e alla bellezza condivisa del Comune di Catania, il professor Orazio Di Cadro. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben trovato assessore, e proprio restiamo sulle deleghe, come diceva Antonella, saperi e bellezza condivisa, le deleghe che sono state conferite comunque inizialmente dal sindaco Bianco, alle quali si è aggiunta adesso quella ai musei. Tanto per sottolineare che anche di cultura si parla quando si parla di musei. Devo dire che questa delega però ha portato anche fortuna, perché di musei in apertura e quelli già esistenti a Catania, diciamo, se ne parla e sono anche molto visitati, apprezzati. Sì, ma in realtà i musei sono sempre stati dentro le mie deleghe, ci mancherebbe altro. L'assessore alla cultura che non si occupa di musei sarebbe una stravaganza. Abbiamo fatto invece un lavoro enorme sui musei, non dedicandoci, come spesso è più facile fare, all'effimero, solo agli eventi, ma irrobustendo proprio le strutture culturali della città e quindi innanzitutto i musei. Faccio solo l'esempio del Castello Ursino, che è un bene culturale già in sé tra i più importanti, direi non della città, ma della Sicilia e d'Italia. Castello Federiciano magnifico. E abbiamo cominciato da lì con una piccola rivoluzione, cambiando gli orari. Quindi introducendo degli standard europei, abbiamo introdotto l'orario continuato 9-19 e poi l'orario prolungato. Quando si chiude la biglietteria ordinaria, cominciano altro genere di attività, quindi presentazione di libri, dibattiti, teatro, musica, intrattenimento vario. Poi abbiamo rivoluzionato le tariffe, perché oggi chi si trova in difficoltà economiche e quindi ha bisogno di avere un più libero accesso alla cultura non sono gli anziani che hanno una pensione, ma sono i giovani. E È vero. quindi abbiamo capovolto esattamente il quadro tariffario e sono ritornati le scolaresche, i nostri ragazzi. Certo. È perché così che si costruisce l'identità, si fa coesione e inclusione sociale. La cultura è uno strumento poderoso. Adesso viene vista anche fortunatamente sotto questo profilo, ma noi abbiamo lavorato per questo. Poi abbiamo portato le mostre, le grandi mostre. Perché? Sulla base di una valutazione, l'ho fatta io da semplice cittadino, non da amministratore. Ma perché devo prendere un aereo per andare a vedere la mostra di un grande artista? E quindi Ed andiamo. emozionarsi, perché quando uno guarda un quadro di un pittore che esprime qualcosa, si emoziona. Certo, l'educazione al bello è fondamentale per la costruzione del futuro cittadino. Certo, È anche perché po si fondamentale. potrebbe fare al contrario, che qualcuno da fuori prende un aereo per venire a Catania a vedere le Esattamente, mostre, quindi anche accoglienza. come sta accadendo? Anche se da ovviamente territori più vicini, ma dalla Calabria, dal resto della Sicilia, adesso si viene a Catania per questi appuntamenti. Il risultato qual è stato? Innanzitutto una fidelizzazione, tantissimi catanesi, non solo turisti, sono tornati anche per la prima volta a capire che cosa hanno quotidianamente sotto gli occhi. Castello Ursino, sono i dati del 2015 e il 2016 che si chiuderà. Confermano questo trend, dai 20.000 visitatori annui che faceva è passato ai 120.000. Quindi Importante come è un numero, eh? dato di cui Importante. noi siamo orgogliosi perché diverse decine di migliaia sono ragazzi, studenti, ed è un dato che socialmente ci interessa molto. E poi abbiamo cominciato a smentire il luogo comune che il pubblico, cioè il settore pubblico, non è in grado di prestare servizi turistici e culturali competitivi. In realtà questo è stato fatto. Ma ho dato il Castello Ursino
come esempio non solo le grandi mostre, poi lavoriamo per la valorizzazione del patrimonio del civico, perché oltre alle grandi mostre, adesso è in corso quella dedicata al Museo della Follia, di grande una mostra di grande valenza sociale e etica, contemporaneamente ce ne sono altre due dedicate a segmenti del patrimonio del Castello Ursino, per esempio la mostra numismatica. Il Castello Ursino ha una collezione notevolissima. Queste monete non venivano esposte dal 1937. E i catanesi adesso possono. C'era tanto materiale chiuso nei sotterranei. Ce n'è ancora, ma ne stiamo aprendo, lo stiamo portando fuori. Ci sono esposti ancora i disegni di Itter, padre e figlio. Quindi sono pezzi di storia della nostra città. Stiamo lavorando, se è possibile dare un'anteprima. Ci sarà in primavera una mostra bellissima sugli strumenti astronomici. Cioè, i Benedettini avevano una collezione, erano degli appassionati, come sì, è noto. Avevano una collezione di strumenti astronomici che non ha eguali in Italia. Li stiamo restaurando e ci sarà anche questa mostra, assieme a tante altre novità. Con la Oxford University abbiamo siglato un rapporto di collaborazione. Stiamo parlando di una delle università più famose al mondo. Perché? Perché il Castello Ursino ha una collezione di iscrizioni, di epigrafi, appunto, non nota se non agli specialisti, tra le più importanti. E quindi abbiamo un progetto finanziato dal Patto per Catania per la digitalizzazione delle iscrizioni e per una mostra, e la Oxford University ha come dire, riconoscimento del valore che abbiamo qui, dell'eccellenza, ha anche stanziato 10.000 sterline. Anche, quindi insomma è un sistema virtuoso, si è innescato a tutti gli effetti, no? Esattamente. Allora, naturalmente la domanda sorge spontanea. Io sono un'appassionata di libri e mi piacciono molto i gialli, e ho letto un giallo di Agatha Christie che si chiama C'era una volta, se lo ricorda, ed è ambientato in Egitto. Lì volevo arrivare. Lì volevo arrivare, perché tanto la stampa e i telegiornali stanno parlando di questa apertura del Museo Egizio qui a Catania nel 2017. E anche il sindaco Bianco lo ha confermato, dice che ci sono tutte le credenziali per poterlo farlo, le condizioni. Sì. Cosa succede nel 2017? Chi ama tutta la cultura egizia, che è meravigliosa. Allora, poi il 2017 è domani, possiamo dire. Allora, certamente non stiamo parlando del 1 gennaio 2017. Ovvio, peccato. Ovvio. Perché è un'operazione bella, appassionante, ma anche molto complessa. È una sperimentazione. Il sindaco ha pensato, perché non provare a fare anche da noi ciò che fanno altri. Il Louvre, per esempio, ha delle sezioni staccate, una in Francia, pressi del confine belga, Lens, e un'altra ad Abu Dhabi. Beh, uno dei più grandi musei delle istituzioni culturali al mondo, come il Museo Egizio di Torino, perché non potrebbe fare una cosa del genere? L'abbiamo proposto, il sindaco l'ha proposto, abbiamo avviato un confronto e i responsabili, i vertici del Museo Egizio si sono convinti della levatura culturale, ma aggiungerei anche scientifica, della proposta. Quindi abbiamo lavorato, purtroppo ci sono state fughe di notizie che hanno prodotto anche interrogazioni parlamentari da parte della Lega Nord a tutela dei reperti egizi del museo di Torino, come se gli egizi fossero notoriamente un popolo celtico, nordico. Certo, ovvio, lontano da noi, sì, soprattutto, anche territorialmente. E quindi abbiamo ormai raggiunto l'accordo nella più alta sede, cioè al Ministero dei Beni Culturali, una decina di giorni fa. Sarà un accordo a tre tra il Comune di Catania, la Fondazione Museo Egizio, che è un soggetto privato, però dove c'è tanto pubblico, certo. Ma soprattutto il proprietario dei reperti, e cioè lo Stato e il Ministero attraverso la Sovrintendenza di Torino. Quindi è una sperimentazione che è piaciuta molto al Ministro, l'abbiamo ormai definita giuridicamente. Il sito
è quasi pronto, è l'ex convento dei Crociferi, in via dei Crociferi, è una sede bellissima, è stato fatto un restauro stupendo. Anche questo ha convinto molto della bontà della proposta sia il Museo Egizio che il Ministro, e quindi andremo avanti. Collocazione ideale, ma a proposito di reperti, che cosa ci dovrebbe essere in questo museo? Quali reperti e da dove prenderli? Col direttore dell'Egizio, con Cristian Greco, abbiamo lavorato anche scientificamente sul punto e abbiamo... ci siamo trovati subito d'accordo su un punto: non fare un museo egizio in sedicesimi, non avrebbe senso. Certo. Abbiamo pensato invece a una cosa nuova, con delle specificità, dei tratti marcati molto, e si è deciso che si esporranno circa 2500 reperti, quindi tanti. Certo. Che sono i risultati degli scavi di Teb Tunis, cioè una città egizia fondata nel 1800 avanti Cristo, ma ovviamente di tratto di marca ellenistica, e dunque che si lega bene con la cultura materiale del nostro territorio. Certo. Peraltro aggiungo, i rapporti tra la Sicilia e l'Egitto, con buona pace dei leghisti, sono assolutamente documentati. Perché una della dinastia giovane, principessa della dinastia dei Tolomei, sposò un siciliano di Siracusa. Ma gli ultimi studi numismatici, proprio curati dalla Oxford University, hanno dimostrato il legame tra Ierone di Siracusa e i Tolomei, quindi sul piano della monetazione. Quindi è una grande operazione culturale, turistica, ma anche scientifica, perché sarà coinvolto pienamente ovviamente il nostro Ateneo, gli istituti di ricerca del CNR, il Museo del Papiro di Siracusa, insomma è davvero una grande operazione. Una grossa operazione importante. Sì. A Catania ci abbiamo molti beni culturali, ad esempio ultimamente mi sembra avete aperto nuovamente il museo che c'è Piazza Stesicoro, è un museo a cielo aperto, mi viene da dire. E poi ci sono anche le Terme Achilleane. Le Terme Achilleane, spieghiamo un po' se sono appannaggio del comune o di qualche altro ente. Allora, cominciamo a dire alcune cose. Catania intanto ha un centro storico meraviglioso, compatto, perché in pochi veramente metri qua in linea d'aria c'è tutto. C'è dalla Catania greca, romana, cioè, medievale, poi c'è il barocco, c'è tutto. Nessun centro storico è così compatto in Italia come quello catanese. Dopodiché abbiamo tante cose, soltanto che alcune sono imputabili al comune, altre sono imputabili allo Stato attraverso la sovrintendenza, sì. Altre ancora, per esempio le chiese, alla curia. Quindi noi abbiamo provato a fare squadra e a creare questo network di, per usare un'espressione che va di moda, dei beni culturali. Quindi, ai turisti, ai cittadini, non gliene può importare nulla di chi sia, a chi appartenga il titolo giuridico, la proprietà. Certo. Vogliono aperte, vogliono godere di questi beni. Allora, abbiamo cominciato a superare la logica dell'orto concluso, cioè ognuno si fa il proprio orticello, ma si mette tutto in rete e ci si dà una mano, perché poi ci sono i problemi, le esigenze di personale, gli straordinari, chi apre, chi chiude, certo, chi pulisce, e in un momento di crisi allora ci si mette insieme e si apre. È stato il lavoro che abbiamo svolto in questi 3 anni e mezzo, per cui il Castello Ursino prima sembrava avesse una maledizione biblica, no? Era chiuso, adesso ha 4 livelli aperti. Abbiamo guadagnato oltre 1000 metri quadri di esposizione. Le Terme Achilleane, adesso con le notti al museo, insomma, in accordo con la sovrintendenza, che ne è titolare, e il Museo Diocesano, che ha l'accesso dal Museo Diocesano
ma il comune garantisce l'accesso anche dal sagrato della cattedrale, le terme achilleane sono spesso aperte. Abbiamo condotto operazioni sul teatro greco-romano, che è un gioiello incredibile. Spesso i catanesi ci sono catanesi che no, quello era aperto. Era chiuso l'anfiteatro. L'anfiteatro, quello alle spalle, sì. L'anfiteatro a Piazza Stesicoro. Uh-huh. Allora, il teatro greco-romano invece era aperto. Adesso è stato completato un restauro importante, si sono guadagnati anche altri anelli, altri cerchi superiori, ed è stato finalmente aperto con due eventi. Quello ormai a cui lavoriamo insieme anche con gli assessorati regionali, con la sovrintendente, col parco archeologico, è quello di aprirlo da maggio a settembre per essere sede. Lo restituiamo alle sue funzioni. Un teatro a che cosa serviva nell'antichità? Certo, per le rappresentazioni. E quindi... Anche a scopi politici, certo. Ricorda Tucidide, certo. Ricorda una orazione di Alcibiade ai catanesi, ma viene restituito e porteremo la commedia latina e greca. Se Siracusa è specializzata, ovviamente senza turbare Linda, sì, per carità, invadere campi altrui sulla tragedia, siccome nelle corde del catanese ci sta anche la commedia, ecco, noi porteremo la commedia greca e latina. E un assaggio c'è, lo trovate, se avete visto con attenzione la programmazione dello stabile, con una commedia di Menandro. E anche, visto che l'ha citato lei, lo stabile e il Bellini hanno fatto un programma anche insieme, è stato presentato nella bellissima sala Bellini del comune, eravate tutti lì. Esatto, quindi questo proprio i teatri simbolico. Che fanno sinergia, lei parlava di rete, la rete anche per questo c'è stata, fronte anche a una crisi dello stabile. Quando siamo arrivati c'era la prima crisi che abbiamo dovuto fronteggiare, è stata quella del Bellini. Sì. Si diceva che ormai era chiuso, alla fine, in realtà così non è stato rilanciato. Adesso rilanceremo, recupereremo e rilanceremo, come si sta vedendo, anche lo stabile, ma nella logica appunto di squadra, di rete, perché altrimenti in un momento di crisi non ce la si fa. E invece la cultura è lo strumento, più la leva, più importante per arginare degrado, sfiducia, egoismo, rabbia, è la ricetta per combattere i mali della postmodernità. Sono d'accordo su questo punto. Allora mi chiedo, perché nel passato c'è stato qualcuno che ci rappresentava, che l'ha detto, con la cultura non si mangia? Non è così, questo è un esempio... Insomma, la Palissiano, che non è così. Quello è stato un ex potente ministro dell'economia, ce lo ricordiamo tutti. Ma come si fa a dire una sciocchezza simile? Basta pensare quanta gente, e non parlo solo degli artisti, ma i tecnici, gli operai, tutto l'indotto, insomma. Certo. Nel teatro, nel cinema, nelle mostre, nei musei, nello spettacolo, insomma, di che stiamo parlando? Come si fa a dire? L'industria, ecco, un'espressione che non mi piace, ma per dare un'idea, l'industria culturale, poi in Italia, deve essere una delle cose, deve essere l'eccellenza, una delle eccellenze del paese, e bisogna investire. Quello che io contesto sempre a chi ha governato prima, adesso è un po' meno, ma a chi governerà, è che bisogna investire. La cultura senza investimenti non va da nessuna parte. E c'è un altro monumento che vi sta a cuore, che avete scoperto essere di appartenenza del comune di Catania, ce lo siamo ricordati, ecco. Che è la cripta di Sant'Euprio, che è uno dei luoghi della cristianità catanese, certo. Anche compatrono della città. Ho fatto qualche giorno fa un sopralluogo, contiamo di aprirlo tra qualche settimana. Anche questo credo che sia giusto restituirlo prima che ai turisti, ai cittadini, perché questi... I beni culturali sono beni comuni, appartengono innanzitutto al territorio e alla popolazione che è lì, che vi abita. Il 24 ottobre a Catania ci sarà l'inaugurazione di una mostra importante. Ci vuole ricordare cosa succede?
Ne stiamo facendo tante mostre e ce ne sono tante altre in programma. Questa è particolare, è una mostra curata dall'Istituto Luce, che comincia un tour italiano e hanno deciso di cominciare da Catania perché hanno osservato la vivacità comunque che si è sprigionata in questi anni ed è il racconto di 90 anni dell'Istituto Luce, ma in realtà dell'Italia. Ed è il racconto davvero di un popolo, sotto diversi punti di vista. Ci sarà un focus su Catania con documenti, immagini che credo non abbiano visto quasi nessuno, se non chi ovviamente ha avuto accesso prima. E si inaugura lunedì, io sono molto, molto felice di questa, anche perché è una mostra nuova. Immagini, fotografie, ma anche documentari, inediti, la guerra, il regime, il racconto del regime, della propaganda, la guerra, il dopoguerra, la ricostruzione, è la nostra storia, quindi è la nostra identità. E quindi invito tutti davvero a visitarla. Lei diceva che ci sono tante mostre in programma, tra queste anche una di particolare importanza, senza nulla togliere alle altre, e che in questo momento ha avuto un grande successo a Milano, la mostra su Escher. Sì, questa arriverà a marzo, sempre Con a la Palazzo, primavera. con la primavera, a Palazzo della Cultura. È un grande artista, artista poi molto amato anche dalle fasce giovanili, più giovani. Sarà una mostra anche importante sotto il profilo didattico, quindi immaginiamo un coinvolgimento forte delle scuole, ed è giusto ed è essenziale. Io provo a rivolgermi innanzitutto a loro, ma è anche un altro momento di crescita della città. E poi diciamo che stiamo anche facendo un po' una joint con i dirimpettai, c'è cioè Palazzo Valle che sta per adesso sta ospitando una bellissima mostra di Nespolo e finalmente abbiamo anche superato il cortocircuito pubblico-privato, insomma c'è un privato che propone qualità, ma c'è un pubblico che pure riesce a raggiungere, esprimere i medesimi livelli di qualità. Importante E ritorna il questo. discorso della sinergia. La sinergia è importante come volano di sviluppo economico, ma allora alla fine di cultura si può mangiare. Ma ci mancherebbe. Non è ovviamente, come dire, non risolleviamo l'economia, Però perché per rilanciare l'economia ci vuole anche molto altro, ci vogliono industrie, ci vogliono investimenti, quindi io non commetto l'errore simmetrico opposto per cui dico si può vivere solo di no, cultura, ma assolutamente non si no, può però vivere senza, senza. Del non resto si il può vivere turista che senza. arriva deve andare anche a pranzo da qualche parte, quindi frequenta anche il ristorante che altrimenti sarebbe chiuso nei giorni feriali e quindi poi magari compra l'oggettino se trova il negozio aperto. È un po' un È un indotto circolo, che è un naturalmente. segmento di economia che comunque poi rilancia la città, accresce la reputazione della città Anche. ed è in grado così di attrarre investimenti. Voglio fare un piccolo esempio. Perché un gruppo, un grosso imprenditore decida di investire in un territorio, sapete cosa chiede? Che fa tre domande. C'è l'università? Ci sono buone scuole? Perché poi ci sono i figli di chi si trasferisce, di chi. Terza cosa, c'è una vita culturale apprezzabile? Queste sono le tre domande in premessa che un investitore fa rispetto a un territorio e che condizionano molto la scelta poi di investire o meno. E Catania potrebbe E rispondere Catania sì a tutto. Del Oggi diciamo che può rispondere sì a tutto. resto anche E le bisogna. Esatto, università sono in sedi bellissime, in palazzi stupendi, la maggior esatto. parte delle università al centro. E dobbiamo consolidare questo quadro perché serve per la crescita morale
e civile di una comunità, ma anche per attrarre poi investimenti e quindi rilanciare l'economia. Una mostra particolare che ci sarà i primi di novembre riguarda un signore, si chiama Claudio Salemi, che è un disabile, fortemente disabile, sì. E voi invece avete dato la disponibilità di esporre le sue mostre che vengono fatte con la voce tramite un computer, e questo mi sembra che sia un elemento molto importante anche di sensibilità. Lo dicevo prima, io non credo che questo debba essere rimesso alla maggiore o minore sensibilità dell'assessore di turno. Perché no, così la sensibilità. No, sono d'accordo con lei. Bisogna che cambi la concezione verso le politiche culturali. La cultura deve essere strumento di coesione e di inclusione sociale. Il senso di questa della mostra ospitata nei locali di Palazzo della Cultura è questo, è un'altra dimostrazione di come noi, io ma tutta l'amministrazione, interpretiamo la cultura. Lei prima ha parlato del Museo della Follia, è piaciuto tantissimo, continua a piacere, c'è stata anche la Notte della Follia, sì. Una notte vivacissima, molto partecipata. E a questa si avvicinano anche le notti bianche che il comune lancia proprio perché vuole che il pubblico, magari quello che lavora giornalmente, che ha sempre impegni, però si goda le proprie opere d'arte anche la sera. Esatto, quello è stato. Io ho visto anche tante famiglie, la mia compresa e tanti bambini. È stata una sperimentazione che ha funzionato. Ovviamente è stato un numero zero, abbiamo avuto dei momenti, vista la partecipazione folle, incredibile delle persone. L'avete voluto chiamare così? Sì, si legava la mossa, quindi credo che la ripeteremo, miglioreremo tutta una serie di cose, però ha funzionato. Ma il punto è sempre quello, ma finito di lavorare, ma perché bisogna andare in giro soltanto per chiudersi dentro un locale? Per carità, la pizza si può prendere, la cena si può, certo. La birra si può, ma perché prima o dopo non accompagnarla con una visita in un museo, uno spettacolo teatrale, un'intrattenimento di qualità? E poi il clima ci aiuta ad andare in giro per la città. Ci aiuta tutto, quindi se è stolto non approfittarne. Che cosa desidera, qual è che ancora non ne abbiamo parlato, per il futuro, che cosa vorrebbe? Il Museo Egizio era un suo sogno e già stiamo parlando della realizzazione. Aggiungo un'altra cosa, quella sede diventerà un polo culturale straordinario, perché ci sarà anche il Museo della Storia della città, cioè un museo che narra la storia della città, dalle sue origini sino ad oggi. Tutte le città significative sotto il profilo culturale hanno i musei che narrano se stessi, sì. Quindi là ci sarà questo. Poi lì allocheremo anche la Fondazione Verga e l'Archivio Storico Comunale, quindi sarà un polo culturale importante, certo. Nel cuore della città, nella via barocca più bella d'Europa. Cosa vorrei? Chi vorrebbe portare? Chi sempre no, parlando porta, di no, me. Io ho un'ultima cosa che mi piacerebbe contribuire a cominciare a risolvere. Ho l'ordine e la vivibilità del centro storico, con una offerta culturale diffusa, ma di qualità, sì. Non vedere più alcol venduto super alcolici a un euro. Sicurezza, tranquillità, vedere le famiglie anche sino a tardi come che vanno in giro, sentono un concerti. Salotto. Sì, di più. Un salotto. Di più. Il modello che ho in testa, sempre per pensare ovviamente, ma non per replicare, per una malcompresa esterofilia, è Avignone. Oh, come no. E quindi ogni angolo, ogni scorcio di e la città è ricchissima, il centro storico, ecco, sono tutte le sedimentazioni culturali, ogni angolo di Catania, da una pietra, no? Ci racconta pezzi di storia, antica, medievale, storia della musica, c'è anche la gastronomia, cioè, ecco, dobbiamo provare a fare
di Catania questo sistema virtuosissimo. E sicuramente ci riuscirete. Mettendo un attimo da parte la cultura e la storia, per Natale, anche se sono in maniche corte, parliamo Natale e Capodanno, c'è già qualcosa in cantiere, cioè c'è sicuro qualcosa in cantiere. Cioè, sì. Però siccome mi conoscete, sapete che c'è qualcosa in cantiere, ma non parlerò neppure sotto tortura, ancora troppo no, prima, come diceva un noto allenatore Trapattoni, qual era il motto di Trapattoni? Non dire gatto prima di... sono battute a parte. Prima dobbiamo... Comunque definire. C'è un programma natalizio? No, il programma natalizio c'è. Rassicuriamo il programma anche natalizio le c'è. Famiglie. Già sapete le mostre che fanno... Sì. Poi ci sarà il concerto di Capodanno del Teatro Massimo. Sì. Ci saranno tutte le attività che la città propone. Adesso ci sarà un bando per accogliere tutte le proposte dei gruppi, delle associazioni. Quindi sarà un mese pieno di attività e poi che culminerà con il solito fine d'anno, ma di questo spumeggiante. Dopo questa affermazione dell'assessore Licanoro, vi salutiamo. Grazie assessore che sei stato qui con noi. Noi siamo lieti di invitarla la prossima volta, per qualsiasi anticipazione ci vuole fare. Grazie e alla prossima. Grazie, ciao. Grazie a tutti per averci seguito. Alla prossima.